De Donno, quel medico, sì, il medico sai, è diventato certo. famoso per la storia del plasma. Nel plasma ha partecipato anche il signor Mauro da Mantova. Mauro da Mantova ha ripreso dalle telecamere intervistato il signor Mauro da Mantova, intervistato perché era andato al funerale di Donno, che era credo a Mantova, sua città di origine. C'era anche il signor Mauro, vogliamo sentire uno stralcio dell'intervento del signor Mauro da Mantova? Ovviamente no, ovviamente non sapevano chi fosse quelli che l'hanno intervistato, ovviamente, no? Vai. Dicono il Covid qui, ma perché dovrei fare un vaccino io? Posso essere curato con l'idrossiclorochina, con il metodo del Donno, ma perché devo fare un vaccino io? Tor de Donno però si era vaccinato contro il Covid. È stato costretto come i politici fanno i fascisti. E qui siamo davanti a una dittatura sanitaria, perché cioè, si vede chiaro. Questa la breve intervista del signor Mauro da Mantova, Parenzo. Il tuo commento qual è a queste, diciamo, queste interviste del signor Mauro? Il mio commento è che questa persona di lucidità sospetta, diciamo così, perché siamo ancora all'inizio della zanzara e manca molto al 31 di luglio, quindi di lucidità sospetta, sì. È un personaggio che trova il suo spazio soltanto qua. E quindi la domanda da fare è perché questo... Beh, qui e in altri drammatici posti. E quindi la domanda da farsi è: perché questa persona, a questa persona viene dato questo pulpito? Per quale motivo? A. Perché è un coglione e fa ridere. B. Perché qualcuno lo ritiene un intellettuale degno di rispetto. 3. Perché in questa trasmissione intervengono soltanto squinternati. Ecco, scegliete voi tra A, B o C. Mauro, ci sei? Mauro? Allora via quel coglione lì, perché la madonna ci ha fatto portare via dalla security e da Tre Gorilla, sto coglione, vabbè. Che ci pisciava sotto dalla... Security. Ma non lo so, ma ricorda sempre episodi vecchi. No, ma quali security? Però. Allora, voglio capire. Vabbè, aspetta un attimo, fermo là. Allora, ti sei fatto vaccinare o no? Ti sei fatto vaccinare o no? Questo è il... Ma vuoi che sia così deficiente da mettermi un siero? Qui non è un vaccino! Non puoi fare vaccini per il virus di laboratorio! Questa è una... Grazie! No, io dico grazie, questa è una buona notizia, però. Perché c'è una dose, no, perché c'è una dose in più. No, testa di davvero? Cazzo piscia sotto! Lo so, no, te. Aspetta! Ma ti sei scappato! Ti sto dando ragione! Aspetta! Calmati, ti sto dando ragione! Dico, hai fatto benissimo a non farti il vaccino! Ma oh, ma ti sto dando ragione! Spiegaglielo tu, però! Aspetta, ti sta dando ragione, Mauro! Con calma, dico che sono felice che non ti sei iniettato il vaccino, perché così ci sarà una dose in più per una persona forse vagamente più meritevole di te. Quindi sì, evviva. E secondo te io mi faccio mettere i nanometalli che servono da microchip. Di microchip. Ma chi è che dovrebbe controllare un coglione come te? Fammela dire tutta. Ammettiamo che ci siano i microchip. Ammettiamo sì, per sì. un secondo che. Ma secondo voi qualcuno, Zuckerberg o Bill Gates, secondo voi vuole iniettare il microchip in quel corpo sciagurato di sto coglione? Secondo voi per controllare che cosa? Un idiota? No, ma lo chiedo. Ammettiamo pure. Che ci sia dentro il microchip, ammettiamo, ma perché dovrebbero sprecare un microchip da mettere nella, per seguire la vita di un coglione? Perché? Perché? Mauro, questo... Ma spiegami perché! A controllare me! Ok? Ma non nessuno ti vuole controllare, Mauro! Nessuno anche ti vuole... se fosse! Voi potete dire quello che volete. Ma perché io non faccio nessun giro. Sì, ma perché ti dovrebbero controllare? Spiegami, Mauro, adesso oggettivamente, perché ti dovrebbero controllare? Allora, a Cruciani non fare il coglione. Ma quali segreti nascondi? Allora, perché pensi di essere una persona interessante? Aspetta, fammi sentire. È come avere il coso, l'antifurto satellitare in macchina. Cioè? È uguale. Cioè, in che senso? Non lo sanno dov'è. Che gliene frega di sapere dove sei tu? Scusa, spiegami. No, caro. Io non devo fare in modo. Devo fare in modo che nessuno sappia dove sono. Ma nessuno non vuole sapere dove sei, nemmeno la tua ex moglie, non gliene frega niente di dove sei. Porca. Ascolta, te, Cruciani, perché non hai fatto il vaccino che è un siero?
Perché non l'hai fatto te? Ma cosa c'entra? Lascia, tu stai dicendo un'altra cosa. Questa è una buona domanda. Stai parlando di un'altra cosa. Tu stai parlando di... Io voglio sapere perché non l'hai fatto. Ma sono cazzi miei. Sei come Mauro da Malto, ma buono questo. Sì, però scusami un attimo, Mauro, questo è interessante, io però non parlo di microchip. Tu stai parlando dei microchip. Di che paura hai? Che paura hai? Ci metto dentro il microchip. Poi? Ma non è solo per il tracciamento. Poi? Quello è per mandare un segnale col 5G alle neonate che sparano dentro. Come, scusa, può mandare un segnale dal 5G che fa? E va ad agire sull'mRNA. E allora? Per cui ci possono ammalare o far morire. Possono? Ti possono adesso far morire? Beh, possono adesso farti ammalare perché l'mRNA... Sì. Adesso però nucleare. Posso dirti fare le centrali nucleari. Posso far notare però l'mRNA. Posso far notare sommessamente che Montagnier va bene, mRNA è un crimine? Cioè è un crimine far parlare tecnicamente di vaccini questo idiota. È un crimine. Coglione, vergognati che vai sempre sicuro di merda. Però scusami Mauro, fermo, io posso capire una cosa, 5G dici ti possono far morire, no? Attraverso l'mRNA, attraverso il microchip. 5G l'hanno installato senza autorizzazione. Dove? Okay? Dove? Sì, dove? È due anni che era Bocconi, quel bastardo che si proera, ha messo le centraline 5G della Vodafone di nascosto. Dove? Ma chi? Di nascosto? Ma nessuno mette i 5G Vodafone di nascosto. Che c'entra? Ma perché sono bugine? Aspetta, fermo là. Io ce l'ho il 5G sul telefono, per fortuna. C'ho allora, il 5G sul telefono, cosa, per fortuna. Lui ce l'ha allora, il 5G. Dimmi una cosa, Cruciale. Sul telefono, dimmi, sì. Dimmi. Cruciale, spiegami una cosa, così. Sì. Così, se mi sei capace di spiegare, ma perché era Bocconi quando è andato la Bocconi? Alla Bocconi, quando sei andato l'AS, sì, quando c'è la centralina erano spente. Ma cosa c'entra l'ASL, la Bocconi? Ma che dici? Ma sono bugie! Ma non lo so! Quale bugie? La Bocconi? Dice? Però aspetta, tu mi hai detto... Tu mi hai detto una cosa. La storia, diciamo, allora, secondo te De Donno è stato ammazzato, giusto Mauro? Allora, ti dico solo questo. Dimmi. Da dove abita lui? Sì. A dove c'è... Cosa? Un insediamento di che? I servizi segreti, perché io so. Ma chi l'ha detto? Servizi segreti? Io lo so. Tu sai che ci sono i servizi segreti accanto a casa dove abitava. Sì. Vabbè, allora? Sì. Allora? A 250 metri. Allora cosa ci vuole per loro? Andare da lui. Ma non so. Ma che prove hai dell'uccisione di uno? Che prove hai? Che prove hai? A parte no, questo. Chi dicendo... te l'ha raccontato? Chi te l'ha raccontato che è stato ammazzato? Cioè, mi fai finire. Un carrozziere? Allora, un carrozziere? Chi te l'ha raccontato? Io posso pensare che quelli lì alle due di notte vanno a casa sua gli spacciandosi per polizia o carabiniere. Entrano, gli mettono il cloroformo, sì, lo prendono con la corda al dono suo solo. Ah, certo, certo, non c'è dubbio, non c'è poco può essere. Ma vaffanculo! Vaffanculo!